Salve a tutti, sono Filippo Ravaglia. Ben ritrovati alla nostra lezione di Pilates. Se avete delle particolari problematiche, quindi male alla schiena, molto male alle spalle, dovete chiedere consiglio al vostro medico se potete fare questo tipo di lezione. Altrimenti potete prendere un tappetino, un asciugamano e mettervi a terra e fare la lezione insieme a noi. Controllare sempre che vicino a voi non ci siano degli ostacoli, delle cose pericolose. Oggi qui con noi a fare la lezione ci sono Federica e Cristina. Bene, iniziamo con la respirazione. Ormai dovreste conoscere la respirazione per chi ci segue da un po', ma noi la ripassiamo come sempre perché è una cosa fondamentale e viene utilizzata in tutti gli esercizi. Mettiamo le mani sulla parte laterale bassa della nostra gabbia toracica ed inspirando di lati lateralmente e posteriormente. E poi ritorna. Non solo respira questa parte qui bassa laterale, ma anche quella un po' più su laterale. E ritorna. Ma non solo questa, anche lo sterno. Mano sullo sterno. Inspira. E ritorna. Adesso unisci queste tre, tieni le mani dove le senti meglio, dove pensi che ti possa aiutare maggiormente. Quindi inspira basso, medio, alto. Non solo lateralmente devi portare le tue costole, ma anche posteriormente. Quindi andare verso il muro che è dietro di voi e quindi dilatare anche la vostra colonna. Perfetto. Adesso portiamo le mani sulle ossa del bacino e ci concentriamo di più sulla espirazione. Quindi espirando, senti che le ossa del bacino si avvicinano il più possibile, sentendo che la tua colonna si allunga anche perché attivi il pavimento pelvico. Vi ricordo, il pavimento pelvico si attiva trattenendo i bisogni e insieme ai muscoli dell'addome, quindi quelli profondi, vi danno un allungamento della vostra colonna. Sentirete, se lo fate bene, qualcosa che si allunga a livello posteriore, a livello lombare. Quella è una giusta sensazione che dovete sentire, vuol dire che il vostro corpo si sta attivando, la vostra colonna si sta allungando. Ancora una volta, espira e ti allunghi. Adesso ritorna e vai in ginocchio. Allarga un po' le ginocchia e porta il braccio destro in fuori e fai l'allungamento laterale. Il braccio destro si allunga, la mano spinge sulla coscia e poi ritorna al centro. Come sempre andiamo a cercare un riscaldamento della colonna. Tieni forte l'addome, la testa si allunga, addome profondo e sali. Ancora una volta, sul braccio, fai salire, addome profondo e ti fa tornare. Di nuovo sali. E ritorna su. Ci fermiamo. Adesso vai in quadrupedia. Porta le mani sotto le spalle, le ginocchia sotto le anche. E inizia a creare una mobilità della tua colonna. La testa si allunga in avanti. Adesso non guardate me che ho la testa su. Ed espirando, facciamo vedere con Cristina, la vostra colonna si deve arrotondare. Parto dall'osso sacro che va giù. Cristina, dall'altra parte. La testa scende, le spalle si aprono. E di nuovo, al contrario dall'osso sacro, e poi la schiena si inarca. Braccio forti e ritorna. Le scapole rimangono sempre stabili. L'osso sacro va giù, la testa scende, le scapole allargale di più. E ritorna. Continua a premere sempre con le mani sul pavimento. Senti che la tua colonna si estende e si flette. Pensa di curvare il più possibile la colonna, le scapole qua verso le costole e ritorna ancora una volta. Perfetto. Adesso vi fermate in posizione neutra, quindi la via di mezzo tra le due. Quindi la testa si allunga. Espirando, premo la mano destra e il ginocchio sinistro e porto il braccio sinistro in avanti. Senza muovere il resto del corpo, la scapola si allunga e ritorna. Premi la diagonale di supporto, mano sinistra, ginocchio destro e porto su. Scapola si allunga e ritorna. Di nuovo, continuate a fare questo movimento,
mentre io porto il braccio su, la mia colonna deve rimanere stabile e ritorna. Premi, la scapola si allunga e la mano sale e il tuo corpo deve rimanere stabile. Perfetto. Ancora una volta, il braccio si allunga, la colonna rimane stabile. E continua ancora un paio di volte. Lo sterno deve rimanere aperto, l'osso sacro ruotato un pelo in su senza perdere l'allineamento. Ricordati che sei in posizione neutra, l'allineamento della colonna deve rimanere. Testa e il centro della schiena e l'osso sacro devono toccare su una linea. Bene, adesso ci fermiamo e andiamo ad allungare la gamba di destra e la mano sinistra, senza muoverti. Mantieni e riappoggia, ancora una volta, mano destra, gamba sinistra, e ritorna, e di nuovo allontana. Rimani in questa posizione, stringi bene il gluteo della gamba di destra, e la gamba, la punta del piede destro, scende e sale. Scende, sfiora il pavimento e sale, tenendo forte l'addome. Continua, la scapola di destra sta premendo tantissimo verso il soffitto, l'addome sta tenendo e continua, sali e ritorna, il bacino rimane stabile e devi sentire che la testa del femore viene richiamata dentro l'anca, sentendo un gluteo che lavora moltissimo. Cambio lato, mi riposo un secondo, rimetto a posto bene lo sterno e dall'altra parte vai Federica. Quindi vediamo il profilo della schiena di Federica e riappoggia Federica la gamba, che deve rimanere sempre fermo. Io ho le mani sul bacino, immaginate che le mie mani siano sul vostro bacino e attivano gli addominali, pensando che le ossa del bacino si avvicinino il più possibile per tenere stabile e muovere la gamba. Non ruotare il bacino, vai. Gluteo bello attivo, vai. Non mollare, tieni, ancora un paio, vai, la scapola si allunga, fortissimo il braccio di terra, la scapola si attiva tantissimo e mantieni il fianco di sinistra lungo, stop, mi fermo e sciolgo un attimo il lavoro delle braccia. Ok, bene, andiamo sul fianco di destra e mi appoggio. Allora, se avete male alla spalla dovete utilizzare il asciugamano come cuscino e dovete appoggiare la testa sul cuscino e il braccio avanti, altrimenti fate come Federica che appoggia la testa direttamente sul braccio. La gamba sotto è piegata, l'altra è tesa e l'esercizio si chiama calcio laterale. Sali e scendi, espira, sali. Questo è sollevamento della gamba laterale e poi faremo il calcio laterale nell'esercizio dopo. Lascio spazio sotto e ritorno. Pensa a lunghezza. Guardate, Cristina appoggia la mano giù. Faccio vedere da qua che questo deve rimanere fermo. Vuol dire che io sto mantenendo la maglietta lunga e adesso Cristina da sola deve mantenere la maglietta lunga senza pieghe. Questo vuol dire che lei solleva la gamba senza muovere il bacino. Espira, sali. Inspira, scendi. Espira, sali. Esatto. Inspira, scendi. Continua. Vediamo anche Federica da dietro come la sua colonna deve mantenere la posizione neutra. Quindi l'osso sacro, il centro della schiena e la testa su una linea immaginaria. La gamba si solleva. Ok, continua. E adesso lascia la gamba circa parallelo al pavimento e la gamba espira. Questo si chiama calcio laterale. Inspira. Quando la gamba va avanti, Cristina ha il piede a martello. Quando la gamba va dietro, punta del piede e il gluteo è sempre stretto. Devi pensare che la tua gamba non scenda, ma rimanga sempre parallela al pavimento. Più la gamba va avanti, più l'esercizio è complicato perché si tende a schiacciare qua sotto. Tu devi essere bravo a stare sollevato. Ok, quindi io con la mia mano indico ai muscoli di Cristina di mantenere la lunghezza. Ancora due, ok? Ancora una, perfetto. E stop, ci fermiamo. Fermo e andiamo dalla parte opposta.
con calma, andando su un fianco mi giro e vado dall'altra parte, Federica. Quindi la gamba sotto rimane piegata e l'altra rimane tesa. Prima sollevamento laterale della gamba, espiro la gamba sale, inspiro la gamba scende. Mantieni la spalla aperta, prima attivo sempre gli addominali profondi, per cui avrò sempre un'attivazione delle ossa del bacino che si avvicinano sugli addominali profondi e poi la gamba che sale, altrimenti quando solleverò la gamba il tuo corpo si sposterà e l'esercizio non avrà lo stesso effetto. Espiro la gamba sale, inspiro la gamba scende. Devi pensare di mantenere il tallone lungo e di allungarlo il più possibile. Ok? Vai, mantieni lunghezza, espira senza schiacciare la maglietta. La maglietta non deve fare le pieghe. E da lì potete vedere o sentire se l'esercizio è fatto correttamente oppure no. Ok, adesso lascia la gamba a parallelo al pavimento, espira la gamba, viene avanti, inspira la gamba, viene dietro. Possiamo vedere anche la schiena di Cristina che rimane in posizione neutra. Quindi la cosa difficile è, cosa che non dovete fare, Cristina è questa, ma tu la fai, gamba avanti, la schiena si o inarca, aumenta la curva, oppure si appiattisce, vai, appiattisce, vuol dire che non stai tenendo più l'addome o i lombari, vai. Quindi tu devi mantenere la posizione neutra per tutto l'esercizio, questo è l'obiettivo. Non solo spostare la gamba, altrimenti non sentirai le stesse sensazioni. Ancora un paio. Continuate, sentirete una forte attivazione del gluteo in questo esercizio della fascia laterale. Non devi sentire compressione dell'anca. Se tu spingi bene il tallone e pensi alla lunghezza della testa, non sentirai compressione sull'anca. Stop e ci fermiamo. Perfetto. Con calma andate su un fianco e dal fianco salite su. Andiamo a pancia in basso. Mettiamo le braccia lungo il corpo, espirando stacchi appena appena la fronte dal pavimento. Devi immaginare che le tue ossa del bacino ogni volta che espiri si attivino e il tuo bacino quasi è galleggiante sul pavimento. La testa è allungata in avanti e devi pensare quasi ogni volta che butti fuori aria di rimanere staccato dal pavimento. Le tue costole si sollevano. Adesso andiamo su Cristina e vediamo un po' la sua esecuzione. Quindi io correggo, prima dovete sentire le ossa del bacino che non premono troppo ma rimangono un po' staccate, poi le costole, quindi concentrarvi sull'attivazione delle costole e degli addominali alti che vanno su, la testa che si allunga e le braccia che scivolano. Già stare in questa posizione è un esercizio. Tu qua non sei rilassato sul pavimento, ma stai attivando tutti i tuoi muscoli, tutti i tuoi addominali. E adesso vi potete rilassare. Giusto, Cristina? Dovreste aver fatto fatica? Dovreste averlo sentito. Non sembrava a vederlo, ma in realtà lei stava attivando molte cose. Adesso ritorna Cristina nella stessa posizione di prima. Ok. Da qua facciamo dei piccoli movimenti delle braccia, palmo delle mani verso il basso, mentre le braccia si muovono lasciando le scapole ferme, il tuo corpo deve stare fermo, espira, scendi, inspira, sali, vai, ancora, non mollare, vai, le scapole devono scivolare verso il basso, le braccia si muovono, tieni di più gli addominali, sali un pelo di più, Federica, lunghezza della testa, quindi concentratevi sulla testa che si allunga da una parte, osso sacro dall'altra. Vi chiederete, ma i glutei si stanno attivando? Appena appena, per tenere la testa del femore dentro l'anca, ma sono abbastanza rilassati, appena appena attivi. Continuate a muovere le braccia quasi come se doveste prendere il volo, ok? E invece la colonna rimane ferma. Ancora un paio, muovi le braccia mantenendo sempre le scapole verso i tuoi piedi e stop, ci fermiamo, ok? Un attimo di pausa, porta le braccia avanti, appoggia la fronte sulle mani, mantieni la posizione neutra ed espirando solleva entrambe le gambe. Stringi i glutei, richiama il tuo femore dentro l'anca e solleva le gambe, rimani lì.
Se senti male al pube, o è perché sei troppo magra e quindi senti bene le ossa del bacino, o perché le ossa del bacino sporgenti, o perché stai attivando poco gli addominali. Attiva gli addominali, se continui ad avere male, metti un cuscino sotto le tue anche. Rimani in posizione. E adesso Cristina ci fa vedere nuoto a stile libero. Movimenti veloci, ta 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 delle gambe, pensando di stringere bene i glutei e mantenendo la posizione neutra. Questo esercizio si chiama swimming. Vai, swimming solo con le gambe. Batti, batti, quindi anche voi dovete sentire questa volta che il vostro gluteo è molto attivo, che l'addome si sta attivando il più possibile. Stringi bene i glutei, stringi bene i glutei, le gambe stanno il più su possibile, mantenendo l'addome sempre attivo, più su possibile. E stop, ci fermiamo. Andiamo a unire come ultimo step i due esercizi, quindi braccio lungo il corpo, stringo i glutei, sollevo le gambe, ok? E da qua muovo velocemente le gambe rimanendo su con la colonna. Le braccia rimangono ferme, forte i glutei, ok? Vai, continuate, sentite l'addome che sale verso l'alto, le scapole scivolano di più, Federica, brava. Lunghezza della testa, continua a sentire l'addome che tiene stabile il bacino, ok? E stop, ci fermiamo. Ok, con calma, ci sediamo sui talloni. Questo esercizio dovrebbe avervi aperto, allungatevi pure, sdraiate qua ragazzi, lunga. Ok, anche voi da casa mi ascoltate, ma intanto vi state distendendo, state rilassando un po' la vostra colonna. Questo esercizio dovrebbe avere incrementato un pochino la vostra frequenza cardiaca, il vostro battito cardiaco, dovrebbe aver anche fatto sudare. È un ottimo esercizio e se l'avete fatto bene avete sentito tutto il corpo che ha lavorato. Se invece l'avete fatto male, questo perché non avete attivato sufficientemente gli addominali profondi. Ok ragazzi, con calma torniamo e andiamo sedute. Ok, tu Federica puoi prendere l'appoggio. Se non avete molta mobilità sotto le gambe, potete fare la variante come fa Federica, che si siede sopra uno sgabellino. Da casa dovreste avere quasi tutti un piccolo sgabello di questa dimensione. Mentre io e Cristina, che abbiamo sufficientemente mobilità sotto le gambe, rimaniamo con la schiena dritta. Obiettivo è riuscire a stare, Federica, Cristina, con la schiena più su possibile, attivando gli addominali. Quindi la schiena non deve essere giù, ma deve essere su. Vediamo il profilo di Cristina, quindi immaginiamo sempre di avere la posizione neutra della colonna. Ok? Da qua. E anche il profilo di Federica. Quindi dobbiamo tenere bene su gli addominali. Quindi se io da qui molla, Federica, l'esercizio è sbagliato, devo rimanere su col petto. Già stare qui è un esercizio, rimanete qua per almeno 4 respirazioni. Rimanete, inspiro e mi allungo dalla respirazione, espiro e sono i miei addominali che mi fanno stare su. Se sentite tensione alle cosce per stare su, potete piegare le gambe oppure potete utilizzare uno sgabello più alto. Quindi, se non riuscite a stare su, o sgabello più alto, ok? O piegate le gambe. Ancora una respirazione. Vai, perfetto. E adesso vi potete rilassare. Sentite la differenza tra quando siete su e quando vi rilassate. C'è una bella differenza. Questa su dovrebbe essere la vostra posizione abituale, sia al lavoro, sia a casa, sia mentre fate esercizio. Ritorniamo in posizione neutra e facciamo un esercizio che si chiama allungamento della colonna. Espirando, la spalla, la scapola va in avanti, la colonna si curva, la pancia si scava e mi allungo. Inspira, rimani e allunga la parte posteriore della colonna. Espiro, ritorno, il pube ruota su e riallineo. Inspiro, mentre espiro scavo la pancia, ruota il pube, scendo bene e ritorno. E l'ultima volta, inspira, espira, ruota il pube, scava la pancia, crea lunghezza attraverso tutta la colonna e stop. Ok, grazie Federica, grazie Cristina.
Grazie a voi, ci vediamo alla prossima puntata.